Gabriele Magrin, buongiorno. Buongiorno a tutti. Benvenuto qui nel Posto delle Parole per anticipare alcuni temi della Biennale Democrazia Edizione 2017. Il tema è uscite di emergenza. Ecco, io vorrei rimanere, Gabriele Magrin, proprio in apertura di questa seppur breve conversazione, sulla vostra immagine di comunicazione, l'immagine pubblicitaria che tra l'altro oggi è presente da diversi giorni anche sui quotidiani. Ecco, ci racconta questa immagine, uscite di emergenza. C'è un'immagine molto particolare, Botto e Bruno guardando il futuro, è un'opera d'arte del 2004. Esattamente, Botto e Bruno sono due artisti, fotografi torinesi che da sempre ragionano con la loro immagine sulle periferie, sulla necessità di guardare i luoghi periferici come i veri luoghi nei quali si compiono le trasformazioni, le possibilità di superare, diciamo così, le diseguaglianze, i grandi baratri che separano chi è al centro e chi è ai margini. Quindi ci sembrava che premiare questi due grandi artisti torinesi con la loro immagine, anzi avere da loro questa gentile concessione, fosse il modo migliore, avere questa immagine guida di Biennale per riflettere sull'emergenza, un'immagine che ci rappresenta un uomo stretto tra le mura, forse e di spalle, forse un giovane che guarda in lontananza cercando tra due muri un'uscita, appunto. Cercando un'uscita, sembra un'immagine che vive tra un mondo antico dove le città avevano le mura, i ponti levatoi, invece un'immagine moderna, un'immagine contemporanea che ci porta al mondo di oggi. Leggevo proprio recentemente, anzi ieri più che recentemente, su un libro che racconteremo fra pochi giorni, che un tempo le città avevano per l'appunto i ponti levatoi, avevano le mura. Oggi invece le nostre periferie che cosa hanno? Hanno le cerchie di migranti, ecco. Ed è una cosa importante, anche questa è un'uscita di emergenza per entrare in connessione con quello che è la realtà di oggi. Beh, potremmo dire vecchi e nuovi muri, però, perché sì. Come giustamente diceva, ai vecchi muri se ne sono sostituiti di nuovi e spesso invisibili. Le città saranno in questa biennale dal 29 marzo al 2 aprile al centro della nostra attenzione. La città è il luogo della modernità per eccellenza, il luogo della modernità è il luogo della fioritura della cultura europea, pensiamo ai caffè, alla società della conversazione. Che cosa sia oggi della città e di questi luoghi ce lo domanderemo in molti incontri. Il problema di rigenerare il rapporto fra centro e periferia, il centro di incontri, i nuovi modi dell'abitare, incontri sul social housing, sulle forme di beni comuni e quindi di modi, anzi storie di beni comuni vorremmo raccontare, cioè possibili e già compiuti percorsi per riappropriarsi insieme di spazi comuni e appunto infrangere quelle barriere spesso invisibili che separano centri e periferie, che non significa soltanto emarginazione, ma come ormai abbiamo visto significa un solco così profondo da determinare fuoriuscite, risposte violente. Da dove vengono i terroristi? Dalle nostre periferie, vengono da questo cuore selvaggio e non civilizzato da noi stessi, delle nostre società. La periferia è una parola molto usata quando si vuole parlare, spesso, permettiamoci di dirlo, a vanvera su quello che può essere un'azione politica, ma la periferia non è solamente un centro di attenzione quando si deve accaparare un voto, la periferia deve essere il centro di attenzione di sempre, perché risolvendo, o comunque se non risolvendo, andando incontro alla periferia, si va incontro al centro delle persone, perché la periferia è più grande del centro delle città. Nella periferia ci sono le emarginazioni, e certo che è molto difficile andare nell'emarginazione. Però anche questo, riprendendo l'immagine di Botto e Bruno, può essere un gesto sia artistico che rivoluzionario nello stesso tempo. Forse passa proprio di lì un'emergenza della nostra democrazia. Certo, se io dovessi individuare un incontro di Biennale nel quale questo
tema sarà esplorato nel modo, secondo me, più approfondito. È un dialogo sabato 1 aprile alle 15.30. Insieme al Polo del Novecento abbiamo organizzato un dialogo fra lo storico dell'arte, ma non solo, Tommaso Montanari e la sindaca di Lampedusa, per interrogarci sui luoghi e le comunità in trasformazione. Però questo è uno degli incontri, secondo me, più interessanti, perché guarderemo le periferie Lampedusa, periferia se considerata in rapporto all'ampiezza, alla vastità o ai centri della cultura europea. Dall'altro lato, insieme a Tommaso Montanari, ci domanderemo in che modo i flussi di uomini, le persone, la provenienza di nuove culture possa integrarsi con tutto ciò che possiamo dire precede e li attende, in quali spazi, in quali luoghi si potrà dare una comunità del domani, ma di un domani che necessariamente è attraversato da movimenti, da persone in mobilità crescente, noi tutti e i migranti insieme. Eh sì, perché c'è una parola che è la virgola che deve tenere insieme a tutti, noi e gli altri insieme. Se non c'è questa parola insieme, sicuramente l'emergenza non trova alcuna uscita. Tra l'altro l'inaugurazione avverrà mercoledì 29 marzo al Teatro Regio a Torino alle 18, con la lezione inaugurale di Tito Boeri. Parlava poco fa proprio delle città, e Tito Boeri nelle città percorre anche la sua ricerca. Populismo e stato sociale nelle democrazie industrializzate. Certo che partite proprio da una parola molto scomoda, molto incompresa, molto, molto piena di luoghi comuni, cioè la parola populismo, una parola che necessariamente deve essere raccontata per non essere tirata per la giacchetta. Non c'è dubbio sull'ambiguità del termine. Tito Boeri ci dirà in che modo i migranti possono contribuire in che modo le migrazioni stanno già contribuendo in modo sensibile allo stato sociale, al welfare state, alle prestazioni, diciamo, pensionistiche e contribuendo al sistema di tassazione, in che modo sono diventati parte indispensabile dello Stato sociale europeo. Perché populismo, questa parola così difficile, questa coperta così corta per coprire fattispecie così diverse? Perché populistico, questo cercherà di spiegarcelo Tito Boeri, è a suo avviso la rappresentazione di una migrazione che nuoce esclusivamente come fattore nocivo. Naturalmente gli elementi sono complessi, ma quello che Tito Boeri ci potrà, cercherà di spiegarci in questa lezione inaugurale mercoledì 29 del Teatro Regio, è esattamente questo: il contributo positivo che può venire dalla integrazione di migranti che lavorano e contribuiscono versando, come sappiamo, in modo ormai crescente e cospicuo i loro contributi nelle casse degli stati. Ma non sono solamente parole, perché nella stessa giornata dell'inaugurazione c'è, per così dire, non un voltare la carta, ma un far vedere al pubblico una rappresentazione di quello stare insieme attraverso anche la musica, lo spettacolo dell'orchestra di Piazza Vittorio, che è veramente, la parola insieme lì è veramente è frutto di passione, di discussione e di tanto amore per la musica, e quindi anche questo è un risultato straordinario. Certo, la musica è già di per sé l'elemento che tiene insieme, ma l'orchestra di Piazza Vittorio lo è ancora di più, perché come tutti sappiamo contiene in sé gli elementi, diciamo così, i suoi elementi sono composti da musicisti e artisti che provengono da ogni parte del mondo. In questo mercoledì 29 alle 21 al Teatro Regio, in questo spettacolo intitolato Il Giro del Mondo in 80 minuti, è uno spettacolo allegro e colorato, in cui si narra una sorta di una storia fantasiosa, di viaggio alla ricerca, diciamo di partenza, verso una meta ignota, in cui ciascuno porta con sé qualche cosa nella sua valigia, e vedremo, diciamo così, è uno spettacolo teatrale in musica, quindi è una grande serata di spettacolo, appunto, per osservare la pluralità di cui è fatta. Quando diciamo migrazione sembriamo ridurre tutto all'uno, ogni riduzione a uno di ciò che è plurale comporta un rischio. Con l'orchestra di Piazza Vittorio, diciamo,
siamo al riparo da questo rischio. D'altra parte tutti noi siamo singolari perché siamo plurali, quindi è inutile stare lì a... C'era una bellissima espressione di Laboiti che nel suo discorso sulla servitù volontaria usava un termine originalissimo. Lui diceva nous sommes te e scriveva un al plurale, uns, noi siamo tutti uni. Noi potremmo tradurlo unici, ma lui diceva siamo uni, siamo tutti plurali, e questo plurale gli serviva a mettere in guardia da un rischio, dal rischio di dal rischio di identificarsi nell'uno, sia quest'uno il capo, sia quest'uno la nazione, sia quest'uno il soggetto collettivo che ci mobilita tutti insieme contro qualcuno. Di questa richiama alla unicità e alla pluralità insieme, il programma di Biennale è costellato. Sono davvero tanti gli incontri quest'anno doverosamente dedicati alle migrazioni, alle politiche d'accoglienza. Avremo a Torino il prefetto Morcone che insieme alla dottoressa Di Capua che gestisce gli SPRAR italiani ci daranno il quadro sulle politiche d'accoglienza in Italia. Insomma, davvero ampio spazio quest'anno parlando di crisi, Le parole emergenza è una parola che sta nel titolo di Biennale, ma è una parola che noi sappiamo essere ambigua, scivolosa. Parleremo molto di crisi, che non siamo in grado di affrontare e che cerchiamo di coprire con la parola di comodo emergenza. Bene, le migrazioni sono una di queste crisi. Non tutta la migrazione può essere racchiusa sotto questo termine emergenza. Sono veri e propri crisi, stati di necessità ai quali bisogna rispondere con politiche di lungo respiro, e davvero tanto lungo respiro c'è nel programma di quest'anno. Parleremo moltissimo di Europa e migrazione, per esempio con Josep Borrell, già Presidente dell'Unione Europea. Venerdì mattina i ragazzi di Biennale che si sono preparati da mesi per partecipare a questo incontro, 400 ragazzi dialogheranno sull'Europa, i nazionalismi, i muri, questi sono i tema, e soprattutto l'Europa e le migrazioni, ragazzi che dialogheranno con le istituzioni per avere, si spera, risposte. Biennaledemocrazia.it è il sito di riferimento anche per questa edizione, anche e soprattutto per vedere il programma, per comprendere anche la missione, il progetto, e poi per, cosa molto importante, per prenotarsi, perché le prenotazioni sono importanti, certo. Perché gli incontri sono altresì importanti. Uscite di emergenza, l'edizione 2017, però prima di chiudere Gabriele Magrin vorrei rimanere, proprio perché noi ci chiamiamo il posto delle parole e nelle parole amiamo inciampare. La parola emergenza, noi alla parola emergenza diamo un valore, d'altra parte è scontato per alcuni aspetti, un valore negativo, di grande attenzione, un valore di crisi, ma la parola emergenza, nell'emergenza c'è qualcosa che emerge, quindi qualcosa che si fa vedere, e questo qualcosa che si fa vedere, che emerge, è qualcosa che sale, e quindi quello che emerge rappresenta il nuovo. Forse vedendola anche da questo piccolo punto di vista, la parola emergenza acquista un significato un po' diverso. A tal punto è importante quello che stai dicendo, che nel programma di Biennale Democrazia la sezione, mi permetto di dire, più stimolante e più aperta al futuro si intitola Nuovi Inizi. La parola emergenza è presa esattamente in questo significato cui alludevi, e guarderemo per esempio a tutto ciò che inizia, anche non sufficientemente teorizzato o non ancora sufficientemente integrato nelle nostre capacità di spiegazione, i nuovi stili di vita, le nuove scelte alimentari che si profilano, i nuovi tentativi della società civile per esempio di rispondere alla crisi inventando monete alternative, circuiti economici complementari, i modi inediti e nuovi che la tecnologia per esempio e la buona organizzazione della mobilità ci possono fornire per rispondere alle crisi, all'inquinamento dell'aria nei centri urbani, insomma le tante piccole pratiche quotidiane che segnalano l'inizio di qualcosa di nuovo nel nostro modo di vivere, stili di vita, nel nostro modo di vivere la famiglia, la religione, la produttività, il consumo. Quindi questo termine, questa ricerca dei nuovi inizi è fatta in questa edizione molto più dal basso che dall'altro. Per esempio quando parliamo di beni comuni,
non ci interrogheremo tanto quest'anno sul concetto, molto discusso, criticato, anche quanto sulle pratiche, per osservarne prospettive, esperienze, per capire in che cosa abbiano prodotto, che cosa abbiano lasciato. Parlando di parole, però, lasciatemi ricordare nel posto delle parole la lezione inaugurale di Gustavo Zagrebelsky. Cioè Gustavo Zagrebelsky inaugura giovedì, diciamo, farà la prima, come sempre, come da tradizione, farà la prima delle lezioni dopo l'inaugurazione di Tito Boeri, dopo l'orchestra di Piazza Vittorio, sarà Gustavo Zagrebelsky giovedì mattina al Teatro Carignano a intitolare la sua lezione La parola che non c'è. Gustavo Zagrebelsky ci spiegherà perché abbiamo bisogno di parole per affrontare il futuro e di quali parole, come un bagaglio necessario, avremmo bisogno, se ancora non le abbiamo trovate, per essere culturalmente preparati ad affrontare le nostre incertezze, le crisi. Senza parole nessuna possibile risposta, potremmo dire. E ancora alle parole sarà dedicata la grande lezione finale di Biennale Democrazia con Roberto Saviano, che si terrà domenica. Di nuovo la necessità, attraverso le parole, di dare spiegazione al richiamo della violenza e del potere. Domenica 2 aprile alle 21 al Teatro Regio. Grazie ancora del tempo dedicato per il posto delle parole a Gabriele Magrin per Biennale Democrazia, e noi saremo ancora dentro Biennale Democrazia nel prossimo appuntamento che avremo con per l'appunto questo festival a Torino. Grazie ancora Gabriele Magrin. A voi grazie, a presto.